Donatella Lippi, 59 anni, professore universitario, si candida per il Consiglio Comunale nella lista Nardella Sindaco. Quali sono, secondo lei, i problemi principali di questa città e quali le soluzioni migliori per renderla ancora più vivibile? Dunque, io credo che l'esame dei problemi e delle soluzioni sia stato esaurientemente trattato all'interno delle 100 pagine che ha presentato il candidato sindaco Dario Nardella. Se me lo consente, io farei un passo indietro, cioè quella che è secondo me il punto di partenza. Io sono abituata a stare con i ragazzi, a stare con i giovani sono delle spugne, quindi quello che noi diamo ai ragazzi è quello che loro assorbono. Il messaggio della famiglia e il messaggio della scuola deve essere un messaggio sempre univoco, che poi si confronteranno appunto tra pari. Ben venga l'educazione civica, noi dobbiamo rendere a questi ragazzi o irrobustire o corroborare un fortissimo senso dello Stato, i valori, e quindi l'educazione civica, la conoscenza della storia sono il punto di partenza per educarli ad essere dei bravi cittadini. Quindi in primo luogo la conoscenza e lo studio della storia, perché non devono dare per scontati i privilegi della loro epoca, primo fra tutti quello della democrazia e della libertà. In secondo luogo la consapevolezza della responsabilità che tutti noi abbiamo verso noi stessi, verso chi ci ha preceduto e verso chi verrà dopo di noi. Nei confronti di noi stessi si chiama dignità, quindi riqualificazione dell'ambiente nel quale viviamo. È inutile che io chieda al sindaco di rifarmi le panchine se poi butto le lattine per terra, come ho visto in questo stesso giardino. Quindi il messaggio deve partire a monte. Terza parola importante, condivisione, cioè questa Firenze virtuosa, questo esempio che noi dobbiamo dare ai nostri giovani, deve estendersi come in una sorta di contagio. E queste sono le mie tre parole d'ordine, che tutte e tre cominciano con la preposizione con: conoscenza, consapevolezza, condivisione. E io spero di essere e di essere stata convincente. Senta, cosa pensa delle tranvie, di questo prolungamento dovrebbe portare la linea 3.2 fino a Bagnarripoli? È favorevole? Allora, io credo che avvicinare la periferia al centro sia un elemento assolutamente vincente. È chiaro che devono essere prestate particolari attenzioni al contesto ambientale, al rispetto delle esigenze di tutti, ma dobbiamo avvicinare il centro alla periferia e la periferia al centro, anche per diminuire i tempi di spostamento verso i luoghi di lavoro, che incidono notevolmente sulla qualità della vita individuale.